Sì, dentro c'è una... l'incatenatura è molto tradizionale, è un expressing proprio tradizionalissima. Su questi strumenti la nostra ricerca è stata più che altro rivolta non tanto verso la ricerca di incatenature strane, ma proprio sull'utilizzo dei materiali dosati proprio in maniera da renderla equilibrata un po' in tutto. Fanno muovere nel modo migliore. Esatto, sì. Infatti noi facciamo anche molte prove con il generatore di frequenze, sì. Sia sui singoli pezzi della, prima di comporre lo strumento, che anche a strumento finito, o a cassa chiusa, oppure a strumento finito, cioè il generatore di frequenza si usa una polvere leggera, un po' te, e poi con questa altoparlante che spara fuori frequenze di vario, cioè dalla più bassa fino ad arrivare a... Sì, varie frequenze, vari hertz. 500 hertz. E si vede questa tavola che si deposita sui punti nodali dove la tavola non vibra, la tavola ma anche il fondo, le fasce, il manico, in modo da poter vedere come si muove la tavola armonica dietro una determinata frequenza. Molto interessante. Sì, più che la costruzione, cioè proprio lo studio del materiale, quello che ci porta via, per cui usiamo più tempo, facciamo la prova di flessibilità della tavola ancora prima di lavorarla, ancora prima di giungerla, o flessibilità, sì, specifico, resistenza sotto la flessione. Comunque si fa che è una spessore abbastanza sottile. Abbastanza sottile, sì, lì è... Non vogliamo fare uno strumento troppo teso. E quindi per fare un suono più morbido, un suono un pochino più morbido, quindi... Quanta importanza nel suono, compreso la chitarra, ha l'osso? Ma abbastanza, non direi una cosa insomma molto importante. La densità dell'osso comunque influenza. Diciamo che sono sfumature secondo me ultime da considerare proprio alla fine. Prima c'è tutto il lavoro dietro il progetto, dello strumento, poi piccole sfumature le puoi aggiustare comunque il pick up va molto più in chitarra avendo un corpo estraneo, diciamo che c'è questo materiale tra il ponticello, il legno, il ponte e l'osso che comunque smorza un pochino. Sì. Per quanto riguarda il materiale penso che sia proprio a seconda dello strumento, si può dare una regola generale. Ah, sullo strumento. Esatto, cioè c'è quello magari che funziona meglio con un osso un po' più poroso, quello che funziona meglio con il mammuta o con il carbonio per dire, quindi dipende anche un po' dalla... Come fate delle prove? Dalle risposte. Sì, usiamo anche vari altri materiali, avorio, corno. Generalmente usiamo sempre osso, comunque osso di mucca normale, che è abbastanza poroso, non è compatto come l'avorio, un pochino più pesante rispetto all'avorio, ma cambia non in maniera abbastanza poco, sono sfumature comunque insomma. Uno si può aggiustare a seconda dei gusti, usare un capo d'asto o un osso ponte rispetto a un altro. Per quanto riguarda... Per quanto riguarda l'amplificazione delle chitarre, cioè ogni chitarra... Cioè come lo scegliete il pick up? No, non lo scegliamo, di chi ha lo strumento, chi ha lo strumento decide poi. Sì, 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 sì.
tendenzialmente su questa c'è montato un Fontanotte, e sulla sua c'è un iBeam della Bax, sulla sua acustica, sì. Abbiamo provato questi sistemi, poi un Sampler abbiamo provato, ma con il Fontanotte credo che la cosa funziona abbastanza bene, risponde abbastanza bene. Poi anche lì ci sono sempre a gusto, cioè. Noi tendenzialmente li facciamo nude, senza sistema, con la predisposizione, ma senza sistema montato. Lo montiamo successivamente. Ah, sì, sì, dai. Volevo chiederti una cosa, sì. Sapete anche chitarre baritono? Tante, ma c'è sempre una prima volta. Non ho detto la contrarietà di principio. La maniera di valigia. Ah sì. Ma forse lì è stato Patrettini, forse. È Patrettini che ha fatto il mio lavoro. Ha rotto il cilindro. Ma adesso stiamo costruendo principalmente classiche acustiche. Questi modelli ci sono qua. Essenzialmente questi. Ma volendo si possono anche, cioè, chiedere delle specifiche comunque diverse, o comunque lascio la chitarra. Le misure, sì, misure di tastiere senza nessun problema. Magari anche piccoli nomi, della no, ma intendo magari cambiare, magari, non so, uno vuole le fasce, per esempio quella della palissandra brasiliana anziché magari usare il coa come quella. Sì, questa è in palissandra brasiliana, noi usiamo essenzialmente indiana e brasiliana, poi su richiesta anche altri legni, coa, acero. Il cetro sulla tavola armonica non lo usato mai? Non lo usiamo, è un ottimo legno da utilizzare. Noi usiamo l'abete, comunque l'abete Val di Fiemme è già abbastanza leggero e abbastanza morbido rispetto ad altri abeti, anche rispetto agli abeti americani, abete Sitka, quindi già si avvicina un pochino nella direzione del cielo, non così tanto, ma... Non è... Noi tra i legni della Val di Fiemme scegliamo proprio quelli più leggeri, almeno su cui stiamo lavorando adesso è... molto leggero, quindi è ancora più in quella direzione. Sì, va nella direzione del centro. Abbiamo fatto delle classiche? Sì, classiche dobbiamo spesso usare. Diciamo che lo preferiamo dal punto di vista attivo, un pochino più ricco, meno asciutto come tipo di sonorità. Lo preferiamo rispetto al cielo, però generalizzando, nel senso che lavorato in un certo modo piuttosto che in un altro, puoi comunque ottenere ricchezza timbrica da un cedro o potenza e volume da un abete, quindi insomma, dipende sempre dal punto di vista.